Ciao ragazze, oggi faccio un video complementare al video dieta, sulla dieta di Miss Creamy Creamy. Questo può essere un video complementare per qualsiasi video che parli della dieta. Non vado a correggere quello che viene detto da Daniela, in questo caso, ma è un complementare. Siccome sto studiando merceologia, ho qualche elemento in più per parlare in modo giusto, ma anche per farvi analizzare certe cose, e in questo modo vi potete informare e proteggere dalla pubblicità oppure dai ciarlatani medici che vi promettono varie cose che, guardando la dieta secondo alcuni parametri, magari riuscite a voi stessi a capire se è sbagliato oppure no. Intanto volevo iniziare con merceologia, significa la scienza che studia gli alimenti. E quindi parto con la parola adesso dieta. Dieta vuol dire non quella che ci fa dimagrire, ma significa un regime alimentare, delle regole alimentari, che può essere con vari scopi. Quindi c'è la dieta dimagrante, dieta ingrassante, dieta per le donne in gravidanza, dieta per celiaci, dieta mediterranea. Quindi dieta vuol dire un insieme di cose, un insieme di regimi, che non vuol dire per forza quella dimagrante. Sono le pubblicità, le strategie di marketing che vuole farcelo credere, di cui ne approfondisco dopo. Intanto posso dirvi che una persona sana deve avere 15-17% della propria dieta composta di proteine, 25-35% lipidi, ovvero grassi, comunemente chiamati grassi, e 50-60% della dieta devono prevedere carboidrati, quindi pane, pasta, riso e altre cose. Quindi, se una vostra dieta che avete letto oppure vi ha dato il medico, a meno che non avete qualche disfunzione, questi sono i parametri principali. Quindi se non ci sono, all'incirca almeno, preoccupatevi, meglio lasciar perdere o informarsi meglio dal medico, dal dietologo, meglio detto. Allora, i principi nutritivi sono, come detto, glucidi, ovvero comunemente parlando carboidrati o zuccheri, poi lipidi, ovvero grassi, proteidi, ovvero proteine, vitamine, sali minerali e acqua. In qualsiasi dieta devono essere tutte quante. Quindi non si può eliminare un principio nutritivo. Quindi con questa conoscenza potete anche all'incirca capire se una dieta è giusta, equilibrata più che altro, perché dimagrante non vuol dire eliminare delle cose, anzi vuol dire mangiare in modo giusto. Volevo parlarvi anche delle pubblicità che dicono che le cose tipo olio che vi fa sentire più leggeri, infatti fanno la pubblicità che la persona salta degli ostacoli e cose così. In realtà manca delle cose, infatti spesso viene la parola sul prodotto prodotto dietetico. Comunque, dietetico vuol dire non che fa dimagrire, come vuole farcelo credere, ma vuol dire che manca qualcosa, che è indicato per qualche dieta, ovvero, per esempio, un esempio pratico, prodotto dietetico. Si va a leggere l'etichetta assolutamente per vedere cosa vuol dire, cosa manca. Può essere scritto mancano il glucosio, ovvero una dieta per celiaci, non vuol dire dimagrante. Quindi
state attenti quando leggete dietetico. In realtà non è per far dimagrire come vogliono farci credere. In più, stavo dicendo prima della pubblicità di certi oli che tipo fanno vedere che saltano tutti leggeri e tutto quanto. In realtà può darsi che sono anche più pesanti di quelli che dell'olio normale. E a proposito dell'olio, vorrei dirvi che olio d'oliva non è olio di oliva, è olio neutro con un po' di olio di oliva extravergine. Quindi quello di oliva reale e quello che viene scritto olio di oliva extravergine, vuol dire che tutto è fatto con l'oliva, non viene prodotto l'olio neutro, che è una cosa chimica, quindi olio non non alimentare, che viene con processi chimici fatto diventare senza odore, senza colore, senza sapore, quindi neutro. E adesso vorrei dirvi cosa vuol dire senza zucchero. Senza zucchero vuol dire senza saccarosio, ovvero il zucchero normale bianco in bustine. Ci sono prodotti che ti dicono senza zucchero, anche la Coca-Cola di cui parlava Daniela, in realtà hanno lo zucchero alternativi, che sono edulcoranti, si chiama, una parolona. Allora, ci sono due tipi, naturali e artificiali. Sono quelli naturali, hanno poco, poco zucchero, invece quelli artificiali non hanno niente. Di solito viene utilizzato non solo nella Coca-Cola senza zucchero, ma anche nelle caramelle, soprattutto nelle caramelle. Ma state attenti perché gli artificiali non sono buone. Infatti, se vedete sulle caramelle c'è scritto anche la quantità massima da consumare come numero di caramelle. Infatti per i bambini a metà, perché non fanno bene in quantità, grande quantità, quindi perché mettono tante di quelle artificiali che fanno tanti danni. Sì, siccome quelle artificiali sono molto dolci ma hanno un odore non molto piacevole, vengono aggiunte anche quelle naturali, che sono però hanno un po' di calorie e hanno un sapore molto più gradevole di quelle artificiali, quindi le aggiungono quelle naturali, che sono tipo lo xilitolo, che vengono usate nelle cinghie, sorbitolo e un altro che si chiama mamintolo, se non sbaglio, non riesco a capire la mia scrittura. Allora, quindi se vedete però le bustine tipo che sono dolcificanti come asparnone, famoso credo, qualsiasi volta, quando andate soprattutto al bar e bevete il caffè, se non prendete lo zucchero di canna o qualsiasi altro zucchero che sarebbe meglio, quello di canna oppure miele, ma volete prendere quello artificiali, guardate sull'etichetta se è composto di asparnone, così si dice, aspartame, se c'è scritto aspartame, o qualsiasi altro zucchero strani, meglio che informarsi e scriversi e impararsi a memoria, perché i zuccheri artificiali sono dannosissimi, quindi è meglio qualcosa di più naturale, anche se ha qualche caloria in più. Ecco, io ho finito qua, vi ho spiegato solo alcuni elementi, nulla di che, comunque concordo con Daniela, tengo a dirlo, non fidatevi delle etichette, delle pubblicità, di qualsiasi dieta letta da qualche parte, o comunque se vedete qualche dieta e ha i parametri più o meno che ho detto prima, comunque informatevi prima su altri libri, magari internet non tanto legato. Comunque, informatevi un po' di più e magari riuscite anche da sole a capire se una è sbagliata oppure no. O comunque
andate con quello dal medico, il dietologo, e vi dice già in base ai parametri o comunque all'incirca vi conoscono, almeno un medico di base vi conosce meglio. Quindi magari certe cose non sono proprio giuste per voi. Quindi magari con il medico di base e dietologo riuscite a personalizzare una dieta che magari è giusta per maggior parte, ma non per voi. O viceversa, può darsi che sia totalmente sbagliato per chiunque, perché magari elimina completamente un elemento nutritivo. Quindi, come già detto, informatevi con il vostro medico e dietologo. E credete in voi, non so. Io per fortuna non ho avuto questa bisogno di nessun tipo di dieta, anche se forse sarebbe meglio avere una dieta, nel senso un regime, come ho detto prima, alimentare, in modo da sapere per certo che non avrò problemi in futuro con lo stomaco o il fegato perché magari ho un'alimentazione sbagliata. Ecco tutto. Io da questo tipo, un punto di vista, dovrei seguire una dieta per mangiare a modo moderato, per mangiare tutti i pasti, che sono 3 più 2, perché lo stomaco deve sempre mangiare, comunque essere sempre in funzione, come il caffè. Se lo spegnete, non lo utilizzate, lo accendete, il primo caffè di sicuro non viene buono, anche quello dopo e anche quello ancora seguenti, fino a che non si riscalda l'acqua. Ecco l'esempio. Poi bisogna mangiare di tutto, variare, non mangiare la stessa cosa molto a lungo, perché quindi niente pasta sempre, perché abbiamo bisogno di tutti gli elementi. Quindi se manca uno ci darà qualche problema, sicuramente anche non visibile. E quel problema, che spesso i problemi che ci dà per l'alimentazione sbagliata non si vedono. Come ha detto Daniela, il fisico ne soffre anche se non lo vedete. Comunque, vi saluto qua, spero che sarà utile questo video. Vi saluto, ciao ragazze!